Eccolo qua. Bidone rotondo. Moneta difficile, ovviamente. Altre opzioni. Mondo ovviamente è impostato su grande. Cassa bonus sempre, perché alla fine se perdi un quarto d'ora in più di gioco solamente per crearti le cose che comunque la cassa ti dovrebbe. E direi a posto così. Crea nuovo mondo. Immergiamoci in questa nuova avventura insieme. Yuppu! Bene, abbiamo proprio fatto un inizio di merda. Non c'è nemmeno un albero. La cassa. Allora. Ok, vabbè. Un po' di legno. Semi di anguria. Un po' di cibo e qualche piantarella da piantare. Un maialino in lontananza. Per fortuna abbiamo. Cavoli, non abbiamo neanche un piccone, non ci hanno dato sti maledetti. Però mi pare di averne visto un altro. Maialino! Ehi, bello di zio! Qui, oink oink! Dai, dai, facci! Giuro che sarà una cosa veloce, veloce! Ah, ci picchio! Dobbiamo riuscire a scendere adesso. Come si fa? E già del ferro avremmo trovato. Peccato che non abbiamo. Ma aspettate, forse riesco a craftarmi la table. La lavoro. Sì, perfetto. Ok, perfetto. Il carbone, visto che l'abbiamo trovato, immediatamente ci serve. Ho visto anche là in cima c'erano anche delle caprette, beh. I love you, carbone! I love you so much! Dove andremmo a finire se non avessimo le miniere di carbone? Probabilmente 20 anni di vita in più per tutti, dovuti a cancro ai polmoni. In compenso, se non avessimo il carbone, probabilmente avremmo la benzina, come è successo, perciò non saprei tra i due mali quali scegliere. Forse la benzina, il carburante, il combustibile fossile a base di petrolio è un po' meglio forse, perché adesso effettivamente pensandoci, o è perché che ovviamente c'è una resa decisamente migliore il carbone, però appunto non ricordo assolutamente se è perché ha una scusa, se è perché la benzina ha una resa migliore, oppure se è perché a paragone di costi alla fine conveniva. Abbiamo sbloccato un trofeo. Potenziamento. E lei, signor buonuomo? È la Madonna.
Così, troviamo già le straie. Effettivamente non le avevo mai trovate. Lentezza, siamo più lenti per un tot. Nessun problema. Finché c'è ferro, c'è speranza. Anche perché qui non ho visto ancora. Il problema è che io adesso non ho né un letto né altro, perciò se mi fottono, se adesso venisse fuori un creeper o altro, non ho né armatura né niente, e se venisse notte sono abbastanza fregato, perché legno, beh, se, forse avendo un po' di carbone magari mi faccio luce, ce la faccio in effetti. Non siamo proprio così presi, male, male, male. Però adesso che abbiamo preso anche questo di carbone, suggerirei a nome dell'incolumità di tutte le persone presenti di lasciare il posto, perché sapevo che finiva male. Scusatemi ragazzi, è una questione di sopravvivenza. Io non ve ne faccio una colpa, voi non fate. Fa, no, fa. Voi non fate una colpa a me. È questione di sopravvivenza. Ed è un peccato che in questa versione non, le pecore non diano la carne, perché se non sbaglio nella versione PC mi sembra diano la carne adesso, ma dico così a caso perché ho visto un video su YouTube. Quanti megadozzi! E questi non esce. Cacchiarole, ma devo usare. Devo farmi una spada perché sono qui. Devo decimare un po' gli esseri quadrupedi chiamati pulcinelli. E c'è un allevamento qua, praticamente di megalozzi. Scusami per sicurezza, devo ammazzare pure te.
Ah, sì. Voi siete il mio cibo. Sì, comunque hanno regolarizzato molto rispetto a una volta come si può dire, lo spawn degli animali. Per una volta veramente dovevi fare chilometri per trovare un fottutissimo maiale. Si è già fatto Sara, porca vacca. Devo trovare un posto dove passare la notte. Queste me le sto prendendo per più avanti, perché se devo farmi due o tre mappe del mondo, mi serve il bambù per farmi la carta, per assurdo. E poi direi che può bastare, andiamoci di corsa. Ok, direi che il giorno 1 di Minecraft può terminare qui e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella a tutti ragazzi!